Buongiorno a tutti e buon lunedì della settimana santa, di questa insolita settimana santa, a parte che tutto ora è insolito, quindi forse occorre che modifichiamo anche il nostro linguaggio, che in questo momento sa un po' di lamentela. Capisco che ci possa essere la lamentela, perché la lamentela è il nostro modo di respingere un male che non vogliamo, ma di per sé la lamentela non ha mai risolto nessun male, nessun problema. Quindi preferisco che ci orientiamo a un linguaggio che sappia più di risurrezione, di speranza e possa farci bene. Oggi la liturgia ci parla di due regali che vengono fatti a Gesù. Il primo viene direttamente dal Padre ed è citato nel libro di Isaia, al capitolo 42, dove Dio lo chiama come il suo eletto del quale si compiace. E il secondo è il gesto d'affetto delicato che Maria compie nei confronti di Gesù, Maria, la sorella di Lazzaro. Siamo al capitolo 12 di San Giovanni che vi invito a leggere. È bello come il testo dica che il profumo che Maria utilizza per cospargere i piedi di Gesù, quella fragranza si diffonda in tutta la casa, quasi a indicare come il bene sia un qualcosa di coinvolgente, che si diffonde, che si espande. Di per sé anche il male ha la stessa dinamica, si espande perché è contagioso e lo sappiamo bene in questi giorni. Però ora preferisco che ci concentriamo sul bene che è coinvolgente, che si diffonde e che può raggiungere chi abbiamo accanto. C'è comunque qualcuno che pone una ostilità, e questo è Giuda Iscariota, il quale pone dei limiti al gesto che Maria compie, dicendo che i soldi di quel profumo potevano essere spesi in altro modo. Non lasciamoci trarre in inganno in questo momento e pensiamo alla delicatezza di quel gesto, alla bellezza di quel gesto. Anzi, Gesù stesso dice di lasciar perdere e di concentrarsi sulla bellezza di quel gesto. E quindi vi propongo anch'io un paio di riflessioni legate a quel gesto che possono coinvolgerci. La prima è di dedicare anche noi dei gesti di affetto a Gesù in questi giorni della Settimana Santa. La seconda riflessione, la seconda proposta è che possiamo dedicarci gli uni gli altri dei gesti di affetto, così che il profumo di questi gesti, che saprà di un profumo di Dio, possa diffondersi nelle nostre case, nelle nostre comunità. Buon lunedì della Settimana Santa!